Buongiorno, buon 17 dicembre. Ci avviciniamo a Natale e ho in mano questo bel libro, da poco pubblicato, opera di un giovane e brillantissimo, storico dell'arte che si chiama Carlo Zuccari, l'autore, e il titolo è Il Pelle Rossa nel presepe. È un'occasione per me per segnalarvi una delle più particolari e forse più interessanti rappresentazioni di un soggetto molto amato, la Dorazione dei Magi. Andiamola a vedere insieme. Si tratta di un dipinto su tavola di un pittore portoghese. E questo pittore portoghese si chiama Vasco Fernandes, soprannominato anche El Gran Vasco. Scritto Grão Vasco. Il Gran Vasco è un ottimo pittore dalla lunga, brillante carriera che ha lasciato la maggior parte delle sue opere nella città natale, che è Viseu. Viseu è una cittadina bellissima, un luogo storico dell'interno del Portogallo, è piuttosto lontana da Lisbona. E non è frequente che la si vada a visitare. Peraltro è un centro storico veramente molto affascinante, assai ben conservato e che possiede un museo interamente dedicato a questo pittore. Fra le opere di questo pittore troviamo proprio una Dorazione dei Magi, eccola qua, che risale al 1506, che fa parte di un grande complesso di tavole che questo pittore aveva dipinto per la cattedrale della sua città. E la particolarità, la peculiarità di questo dipinto consiste nel fatto che fra i re magi compare un personaggio decisamente esotico. I re magi sono tre, secondo una consolidata tradizione che peraltro non corrisponde a stretto rigore di termine al racconto evangelico. Non si dice mai nel Vangelo che i magi fossero tre, ma si ricordano i loro doni, oro, incenso e mirra, quindi si deduce che ciascuno dei tre portasse un dono e quindi che fossero tre. Nel corso del tempo, ai tre re magi vengono dati i nomi di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, e nell'iconografia cambia il loro aspetto. Per un certo periodo sono molto simili fra di loro, poi cominciano ad avere tre età diverse, uno più anziano, uno di mezza età e l'altro decisamente più giovane. E poi, e qui arriviamo al nostro punto fondamentale, nel corso del 1400 si comincia a pensare che i re magi rappresentassero le tre parti del mondo, che fossero un europeo, uno africano e uno asiatico. Ma la questione interessante è che alle soglie del 1500, il dipinto è del 1506, un nuovo continente sta comparendo al di là dell'orizzonte dell'oceano. E quindi questo pittore, non a caso portoghese, perché stiamo parlando proprio dell'epoca dei grandi navigatori portoghesi, diciamo sollecitati, sostenuti dal re Manuel I, sono coloro che raggiungono le sponde del Sud America, del Brasile in modo particolare. Pedro Álvares Cabral, nell'anno 1500, getta le ancore in una baia che chiama Puerto Seguro e, diciamo così, scopre il Brasile. E nella Adorazione dei Magi di Vasco Fernandes compare un indio brasiliano. Uno dei re magi che portano doni è, come vedete, sia nell'aspetto fisico che nell'abbigliamento, un rappresentante di questo nuovo continente comparso al di là dei mari. È un soggetto veramente straordinario, perché vedete all'inizio dell'epoca delle scoperte, addirittura ci si domandava se gli indios brasiliani o sudamericani o poi anche centroamericani con la spietata avanzata dei conquistadores spagnoli
fossero o no degli esseri umani, fossero o no dotati di anima. E bisognerà aspettare una bolla papale di Papa Paolo III, Veritas Ipsa, del 1537, per un decreto sulla loro umanità. E addirittura invece Vasco Fernandez dà a un indio brasiliano le sembianze di uno dei re magi. È veramente straordinario. Qui vi faccio vedere una immagine del centro storico di Viseu. Questa è la piazza della cattedrale di Viseu. Vedete, è una cittadina deliziosa, molto interessante. L'edificio sulla sinistra, l'edificio rinascimentale in pietra sulla sinistra, eccolo qua da un altro punto di vista e con un'altra situazione di luce, è proprio la sede del museo Grão Vasco, Gran Vasco. E dentro nel museo ci sono molte opere di questo interessantissimo pittore, un pittore fondamentalmente influenzato dalla tradizione della pittura ibero-fiamminga, e questa è la sala molto spettacolare che raccoglie questo folto gruppo di tavole. Sono 10 tavole che decoravano originariamente l'abside della cattedrale di Viseu. Come vedete, al centro, a destra, è l'adorazione di immagini, e le altre sono storie, vicende della vita e della passione di Cristo. Ve ne mostro ancora un paio: la resurrezione e la annunciazione. Come vedete, la moltiplicazione dei dettagli, l'insistenza sui panneggi, la cura delle luci appartengono alla tradizione fiamminga, ben radicata nella penisola iberica, e tuttavia, Vasco Fernandez è al corrente anche di alcune novità prospettiche italiane, e le architetture presenti in questi pannelli, in queste tavole, sono architetture che ricordano il Rinascimento italiano. Insomma, è anche l'occasione per scoprire un pittore europeo molto interessante, ma che nella sua marginalità lusitana magari noi finiamo per dimenticare. Vorrei anche ricordare appunto delle altre adorazioni dei magi vicine nel tempo. Questa è quella di Mantegna, oggi nel Getty Museum di Malibu, e qui vedete molto chiaramente l'identificazione dei tre re magi: quello più anziano è un europeo, quello al centro è un asiatico con il turbante, e quello a destra, lo vedete chiaramente dalla pelle scura, è un africano. Quindi siamo alle soglie del 1500 e si sta consolidando questa identificazione dei re magi come rappresentanti delle varie parti del mondo. Lo stesso vale nel 1504, e quindi vedete che siamo esattamente nello stesso periodo dell'adorazione dei magi di Vasco Fernandez, per Albrecht Dürer, questa meravigliosa adorazione dei magi, oggi conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze, ma che qualche anno fa abbiamo visto a Milano, esposta nel Museo Diocesano. E qui si vede molto chiaramente il re Moro, che sta arrivando per terzo, è il più giovane, e il re invece al centro, dai lunghi capelli, dai riflessi dorati, è un autoritratto di Dürer. Voglio ricordare che pochi anni dopo Dürer verrà chiamato ad una perizia sulle oreficerie degli Aztechi, che erano state portate a Bruxelles dai primi galeoni che rientravano dal Messico. E davanti alle oreficerie azteche, Dürer, che era figlio di un orafo, ha un moto di entusiasmo e dice: "Non ho mai visto nulla che desse tanta gioia al mio cuore. Al di là dell'oceano c'è una civiltà pari a quella dei greci e dei latini." Quindi Dürer, un po' come il suo collega Vasco Fernandez, riconosceva questa nobiltà, in fondo, delle popolazioni del nuovo continente. E ancora nello stesso periodo, un'adorazione dei magi di Hieronymus Bosch, oggi nel Museo del Prado a Madrid, e anche qui vedete i tre re magi hanno delle età visibilmente, palesemente diverse: quello con il mantello rosso
È un uomo decisamente anziano, di fianco c'è un uomo nella prima maturità e alle spalle di tutti, ma questa volta con la regalità veramente di un sovrano, il re Moro, il re africano, rappresentato con una dignità, con una nobiltà. Tra l'altro è l'unico che ha un paggio, uno scudiero al suo fianco. Insomma, mi sembrava interessante quest'oggi, 17 di dicembre, segnalarvi una adorazione dei magi diversa da tutte le altre e anche ricordarvi l'elegante studio di questo promettente giovane storico dell'arte, Carlo Zuccari, Il Pellerossa nel presepe. Arrivederci a domani.